I carabinieri della stazione di Lizzanello e quelli dell'aliquota operativa della compagnia di Lecce, durante un normale controllo contro lo spaccio effettuato ieri, hanno ritrovato in un'abitazione in ristrutturazione, situata sopra il pub Paradise, una borsa con all'interno vari pezzi di cocaina in purezza. Nell'appartamento c'era anche sostanza da taglio del tipo mannite. I militari hanno chiesto conto della presenza della droga al proprietario della casa, che è risultato estraneo ai fatti. L'uomo ha però raccontato di aver fornito la chiave della casa ai proprietari del pub per consentire loro dei lavori di ristrutturazione. Le indagini dei carabinieri si sono quindi concentrate su Roberto e Marco Macchia, padre e figlio, entrambi con precedenti per droga e titolari del locale in questione. Durante la perquisizione domiciliare a casa del padre sono stati trovati sacchetti in cellophane recanti la medesima stampa presente su quelli utilizzati per confezionare la cocaina. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Due incendi d'auto avvenuti nella stessa nottata, ma in luoghi e contesti completamente differenti. Uno riguarda la distruzione completa del Chevrolet Matiz parcheggiato dentro il giardino di un'abitazione di Surbo, in via Moravia. Secondo prime ricostruzioni, pare che il divampo abbia interessato la vettura verso l'una di notte. Di qualche ora prima, invece, più o meno intorno alle 23, le fiamme che hanno avvolto a veglia un furgone Daily che trasportava materiale ferroso. I vigili del fuoco sono subito sopraggiunti sul posto, ovvero in via Spallanzani, per sedare il rogo. Per i rilievi del caso c'erano anche i carabinieri della compagnia di Campi Salentina, cui ora spetta il reperimento degli indizi al fine di ricostruire l'esatta natura dei fatti. L'attesa è finita, sta per arrivare il momento tanto atteso per tutti gli appassionati del genere. Tosca, l'opera più drammatica di Giacomo Puccini e fra le più rappresentate e popolari del grande compositore lucchese, sbarca a Lecce e arriva come secondo appuntamento del programma della 45esima stagione lirica tradizionale della provincia salentina. Venerdì 14 marzo alle ore 20.45 il Teatro Politeama Greco ospiterà il primo appuntamento con Tosca, che poi sarà offerta in replica sabato sempre alle 20.45 e domenica alle 18. L'opera vede il suo momento culminante e più atteso dal pubblico nelle parole «Visti d'arte, visti d'amore», pronunciate da Tosca nella famosissima aria del secondo atto. Esse racchiudono tutta l'essenza dell'opera e della protagonista, un'eroina forte e passionale, vittima della sua eccessiva gelosia, disposta a tutto pur di difendere e proteggere l'uomo che ama, che arriva all'estremo sacrificio buttandosi da Castel Sant'Angelo a causa della disperazione per la perdita del proprio amato. Prosegue la preparazione dei giallorossi in vista della gara di domenica pomeriggio contro il Pontedera. Nella giornata di ieri, Capitan Miccoli e compagni sono stati impegnati in una singola seduta mattutina. Sono rientrati regolarmente in gruppo Salvi e Abruzzese, che erano stati a riposo per uno stato influenzale. Dario D'Ambrosio, che si è procurato nella gara di Viareggio la frattura bimaliorale della caviglia destra, è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Torino per l'applicazione di placche e viti. È stato tenuto a riposo Caglioni a causa dell'influenza, mentre hanno lavorato a parte Belazzini, Zigoni, Amodio e Dumbià. Oggi si è svolto un allenamento al mattino.